Fa bene la Corte dei Conti a produrre, diciamo, questa rieducazione di comportamento istituzionale. Io mi impegno per fare in modo che il Consiglio regionale, nella sua autonomia, tenga da conto i richiami di Corte dei Conti, cioè la copertura finanziaria deve essere certa e non fittizia. Commenta così il presidente della regione Luciano D'Alfonso la delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in cui si evidenzia con toni molto critici che buona parte delle 22 leggi approvate nel Consiglio regionale abruzzese nel 2015, che prevedono oneri di spesa, evidenziano, parole della Corte, molteplici irregolarità con coperture integralmente trascurate, ottenute attraverso aumenti apodittici delle entrate, privi di elementi giustificativi o con quantificazione degli oneri non rese note nella relazione tecnica. Tra queste leggi spiccano il rifinanziamento della saga dell'aeroporto d'Abruzzo, il salvataggio di Abruzzo Engineering, i 2 milioni di euro di rifinanziamenti a pioggia alle varie istituzioni culturali e manifestazioni, e ancora la contestata legge che ha acceso il mutuo da 100 milioni di euro e la legge di riordino delle province. Il presidente D'Alfonso, marcando implicitamente una differenza di condotta nella produzione legislativa del Consiglio rispetto a quella della Giunta, il cui operato non è contestato dalla sezione regionale, ricorda anche che la sua maggioranza si è trovata ad ereditare dal governo del centrodestra un buco da oltre 500 milioni di euro, che ha reso tutto più difficile. Noi abbiamo questo problema che deriva dal passato e che purtroppo andava lavorato meglio nel passato, anche nel passato recente, anche nella più lunga legislatura del mondo che l'Abruzzo ha avuto, che è il debito di 530 milioni di euro che deve essere ancora maneggiato, fronteggiato, riscontrato e definito. Io personalmente mi adopero nella mia personalità giuridica affinché la Regione possa razionalizzare e risolvere questo debito attraverso condotte prudenti e adeguate, ma raccolgo positivamente l'ulteriore richiamo della Corte Conti per fare in modo che anche l'Assemblea legislativa tenga da conto che la copertura finanziaria deve essere una copertura reale. La Corte dei Conti nella relazione suggerisce poi migliorie negli iter di approvazione delle leggi, con regole che impongano ai promotori dei testi legislativi a metterci più impegno nell'indicare coperture certe e chiare, e suggerisce anche di limitare l'approvazione di emendamenti dell'ultimo minuto, approvati in consiglio senza il dovuto approfondimento sul loro impatto sul bilancio. D'Alfonso non può che dirsi d'accordo. Io mi impegno su questo fronte ad evitare che ci sia la compulsività legislativa. Noi su questo dobbiamo fare ancora un certo lavoro, migliorando anche alcuni aspetti organizzativi. Per i quali aspetti organizzativi io mi voglio confrontare anche con le parti politiche presenti in Consiglio regionale, perché la qualità della legislazione è un patrimonio dell'ordinamento. Penso che noi non possiamo scaricare sui dirigenti responsabilità che sono dell'insieme della macchina, quindi anche della parte politica, mi assumo le mie responsabilità. Dobbiamo insieme sapere che stiamo facendo un lavoro difficile, quindi dobbiamo avere un po' di indulgenza reciproca. L'assessore al personale Betty Leone prende le difese dei dirigenti del comune dell'Aquila, finiti sotto accusa da parte del consigliere Raffaele Daniele dell'Unione di Centro ed Ettore Di Cesare di Appello per l'Aquila, che hanno denunciato il fatto che all'Aquila si continuerebbe ad erogare premi di produzione in modo forfettario senza che siano chiari gli obiettivi specifici e concreti. Osservando inoltre che nella sezione amministrazione trasparente del comune dell'Aquila, che dovrebbe essere sempre aggiornata e a portata di clic per il cittadino contribuente, le tabelle con i premi di produzione sono aggiornate al 2012-2013 e non c'è invece nessuna traccia digitale dei premi del 2014. Le cose stanno diversamente, spiega però Leone. I criteri di valutazione, a differenza del passato, ci sono e come, e i premi non vengono erogati in modo forfettario. Quelli del 2014 poi non sono stati ancora erogati. Ecco perché non compaiono nella sezione amministrazione trasparente. Proprio oggi abbiamo incontrato l'organismo indipendente di valutazione e credo che entro il mese di giugno saranno pronte le valutazioni sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015. E con l'aiuto dell'organismo di valutazione noi abbiamo fatto, finito il regolamento, abbiamo iniziato un percorso di valutazione dei dirigenti che oggi sono valutati, non c'è nessuno ha un premio forfettario, non esiste, non sarebbe possibile neanche per le regole del pubblico impiego, quindi i dirigenti vengono valutati a seconda della complessità del settore che hanno, ed è questo il salario di posizione, e poi c'è il risultato a seconda di quello che i dirigenti hanno. Quando si parla di forfettario, di previsione nel bilancio, è perché nel bilancio va previsto ovviamente
quello che il massimo che potrebbe essere dato, quindi è il 15% della loro retribuzione, ma poi l'erogazione viene fatta in base alla valutazione. In provincia dell'Aquila si consuma più alcol che nel resto d'Abruzzo. Lo ha decretato la ASL tramite un'indagine che va avanti in modo continuativo dal 2007. In particolare nel territorio aquilano il consumo di alcolici è nettamente superiore alla media, circa del 20% contro il 17% del dato nazionale, con ampio distacco dagli altri comprensori della regione, che si attestano tra il 5% e il 13%. La fascia più colpita è quella che va dai 18 ai 24 anni e a seguire quella tra i 25 e i 34. Oltre questa soglia anagrafica il consumo scende progressivamente, si abbassa in particolare tra i 35 e i 49 e assume valori molto contenuti dopo i 50 anni. I dati, che collocano la provincia dell'Aquila oltre i limiti regionali e nazionali, si riferiscono all'arco temporale 2012-2015. L'inchiesta sanitaria è finalizzata tramite un monitoraggio costante a introdurre correzioni di rotta in termini di sensibilizzazione, informazione e invito alla popolazione interessata ad avvalersi delle strutture sanitarie competenti e intraprendere percorsi di recupero. Sulla base dei risultati del campione esaminato è del 24 la percentuale di persone ad alto rischio alcol, che si traduce in una stima di circa 41.000 adulti della popolazione provinciale contro la media nazionale del 17%. Gli assuntori più esposti al pericolo di ammalarsi sono coloro o con un elevato consumo di alcol o che lo consumano abitualmente fuori pasto. Va ricordato che l'abuso di alcol, dichiara Cristiana Mancini, coordinatrice della squadra di operatori ASL che hanno lavorato al progetto, costituisce uno dei principali fattori di rischio di malattie croniche come tumori, patologie cardiovascolari, cirrosi al fegato e diabete, e provoca, oltre a incidenti stradali, infortuni sul lavoro, violenze e suicidi. Non è possibile individuare una soglia di sicurezza assoluta, vi sono tuttavia livelli di consumo al di sotto dei quali il rischio viene considerato moderato. Per fare un esempio, conclude Mancini, non più di 2 lattine di birra o di 2 bicchieri di vino o di 2 bicchierini di superalcolici al giorno per gli uomini. Per le donne e gli anziani, invece, non bisognerebbe superare una di queste unità di misura. La generazione dei giovanissimi aquilani non conosce il centro storico, come era prima del terremoto dell'aprile 2009. Presso il cuore della città è stato prima un buco nero disseminato di macerie e poi un immenso cantiere, ma non lo ha mai vissuto come una città normale abitata dove vivere, giocare, incontrarsi e passeggiare. Da questa non banale considerazione è nato il progetto Oltre le mura della scuola media Dante Alighieri, che ha coinvolto gli alunni in un lavoro di ricerca e laboratorio volto alla conoscenza approfondita delle origini della fondazione e dello sviluppo della città dell'Aquila, attraverso i momenti storici di evoluzione urbanistica ed artistica che hanno segnato la storia della città e la sua costellazione di frazioni, anch'esse da ricostruire in buona parte. Oggi il gran giorno della illustrazione del lavoro svolto, la presenza del Monsignor Orlando Antonini, studioso di architettura religiosa e urbana, del professore Enrico Sconci, direttore del Museo Sperimentale di Arte Contemporanea dell'Aquila, della senatrice Stefania Pezzopane e ovviamente delle docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso di riappropriazione di una memoria condivisa e di un'appartenenza sospesa. E non hanno idea di quello che può essere il nucleo urbano, il vecchio nucleo urbano della città, perché l'hanno vissuto in una maniera così un po' nebbiosa, tra la polvere del terremoto, tra le macerie, tra i teli che coprono adesso tutti i palazzi in ristrutturazione, per cui abbiamo pensato di portare avanti questo progetto. E siamo partiti proprio dalle piante dell'Aquila, dalle planimetrie storiche dell'Aquila. I ragazzi si sono recati anche in uffici pubblici, hanno potuto vedere gli originali, però hanno potuto vivere anche la città.
Per quello che mi riguarda, insegno arte e immagine, noi abbiamo fatto la via del tempo, dalla costruzione dell'Aquila, quindi qual è la costruzione più importante, con le Maggio. Abbiamo rappresentato con le Maggio fino a Liberty all'Aquila, rappresentando la Silvestrella, la Casa delle Fate oppure Casa Nurzia, e l'abbiamo riprodotti in argento. I prodotti sono interamente d'argento ma lavorati a scuola. Poi ci siamo recati in un laboratorio industriale che anche all'Aquila, perché i ragazzi devono capire come si passa dal progetto attraverso la storia al prodotto industriale. Non si placano le polemiche dopo la retrocessione in Serie D dell'Aquila Calcio. C'è ormai una spaccatura insanabile tra la società e i tifosi. Da un lato i supporters chiedono a gran voce alla società di fare mea culpa e di farsi subito da parte. Le accuse rivolte alla dirigenza sono soprattutto di aver usato l'Aquila per visibilità al fine di acquisire nuovi lavori nella ricostruzione e di avere gestito in maniera scellerata e incompetente le questioni societarie di campo. Ad intervenire è stato anche il supporter Trust, che nelle ultime ore, tramite un comunicato, ha spiegato che bisogna fare una profonda autocritica, azzerare l'attuale organigramma societario e dirigenziale e riprogrammare il futuro con serietà, lungimiranza e trasparenza. In caso contrario si faccia un passo indietro, magari ricercando apertamente eventuali acquirenti che possano garantire un futuro più roseo e dignitoso all'Aquila Calcio. Parole dure a cui ha provato a rispondere la compagine societaria, tramite le parole del socio di minoranza Stefano Cipriani, che ieri mattina è uscito allo scoperto difendendo a spada tratta il presidente Corrado Chiodi e Massimo Mancini, vicepresidente ormai però dimissionario. Non siamo in fuga, nessuno di noi ha mai speso il nome dell'Aquila Calcio per acquisire appalti nella ricostruzione, spiega Cipriani. Siamo coesi e solidali con il presidente e con il vicepresidente e siamo delusi dal trattamento ricevuto dopo aver dato tanto per contribuire alla rinascita dell'Aquila. La delusione è grande e ci assumiamo le nostre responsabilità, ma invitiamo altresì a spostare l'attenzione su coloro che non hanno invece fatto nulla per sostenere la squadra. Intanto continua la fuga dei giocatori che, davanti all'ipotesi di doversi allenare fino al 30 di giugno come da contratto, hanno pensato bene di tagliare la corda. Da inizio settimana sono state ratificate le rescissioni di gran parte dei rossoblù, tra cui Bigoni, De Francesco, De Sousa, Di Mercurio, Mancini, Maccarrone, Piva, Scotti, Triarico e Zandrini. A questi si sono aggiunti il tecnico Perrone, il suo vice Grilli e il preparatore atletico Notarmuzzi. All'appello ora mancano solo Perna, Pesoli e Stivaletta, oltre al direttore sportivo Alessandro Battisti, che sta prendendo tempo per conoscere nelle prossime settimane l'eventuale nuovo progetto della società, che sicuramente dipenderà anche dalla categoria dove giocherà l'Aquila, Serie D o Lega Pro.